Mercoledì 15 giugno, ormai è un mese di presidio anche per la cucina. Siamo qui con le signore che hanno appena cucinato il pranzo, che ci raccontano un po' come sta andando questa esperienza, questo nuovo presidio a Chiomonte. Dunque, la cucina è il cuore del presidio. Noi siamo qui, facciamo i turni, le cuoche, no? Ogni comitato sceglie le signore che vengono a cucinare. E oltre a preparare il cibo, si portano pure le cose da casa. E siamo molto, dopo una decina di giorni che lavoriamo assieme, abbiamo avuto un'esperienza di collettività, ci conosciamo molto bene, ma oltre a conoscerci tra noi, che siamo tutte signore un po' più mature, abbiamo legato molto bene anche con i ragazzi. Sono di tutti i tipi e qualche volta ci fanno anche un po' innervosire, però sono gentili e apprezzano molto quello che noi facciamo. Difatti oggi che sono state fatte delle cose un po' fuori dal normale, erano entusiasti. Dunque, niente, adesso ci vedete seduti perché siamo proprio stanche. Oggi abbiamo fatto fusilli con fagiolini, patate e pesto. Questo era il menù di oggi, con peperonata, pensando che non andava, invece in un batter d'occhio siamo rimasti senza cibo. E però ci siamo inventati di nuovo altre patate, insalate, eccetera, eccetera. Niente, il bello di qua è la cosa che va molto di più è il caffè. Il caffè è diventato un incubo. I caffettieri sono sempre in funzione, in continuazione. E poi niente, è bello perché diciamo che la maggior parte apprezzano veramente quello che facciamo. Facciamo quello che possiamo, ma in genere apprezzano tutti tantissimo perché ce la mettiamo tutta per far funzionare bene la cucina e andare al risparmio, innanzitutto, no? Cercare di risparmiare e di cucinare cibi buoni. E niente, sono entusiasta di questa esperienza.